Non vogliamo versare le solite lacrime di coccodrillo, ma pensiamo di dare, come nella storia, finora breve, ma che speriamo possa essere lunga e duratura, del Forum Civico per Alcamo, essere propositivi e quindi dare il nostro contributo di idee per la gestione, la valorizzazione sostenibile della riserva del Monte Bonifato. Qui ci sono esperti, persone che conoscono la storia della riserva del Monte Bonifato, e ciascuno di loro potrà dare il contributo di idee, di conoscenze e anche di proposte per. Come avete capito, siamo qua sempre per la solita disgrazia, che disgrazia non è, ma è una cosa brutta che accade spesse volte presso la nostra montagna, così come in tante altre montagne. Però c'è da dire che questa è una riserva naturale orientata, protetta. Io quello che vorrei capire è protetta da chi? Chi sono gli organi competenti che si occupano veramente, realmente di questa nostra montagna, che è un bene inestimabile? Spero e mi auguro che con le nostre proposte o idee possiamo riscontrare un qualcosa che possa far rinascere Monte Bonifato. È giusto discutere, è giusto presentare le proposte, però poi concretamente dobbiamo anche finalizzarle. La mia proposta è che alla fine di questa riunione si costituisca una delegazione e poi appunto noi presenteremo ufficialmente le proposte che elaboreremo in questi incontri e anche possibilmente anche in altri incontri di dettaglio agli enti preposti. Il Comune di Alcamo, secondo me, innanzitutto deve fare delle cose semplici. Prima cosa, per quanto riguarda la prevenzione, deve acquistare e collocare delle telecamere di videosorveglianza lungo le strade di accesso alla montagna. Poi chiaramente la predisposizione di un piano di emergenza e sicurezza in caso di incendio. Fare appunto una vigilanza, in particolare ore notturne, della polizia straordinaria di tutta la strada, come chiedono i cittadini. Secondo me dovremmo proporre che il territorio di Alcamo, che per il litorale, quindi per la spiaggia dell'Alcamarina fino alla zona SIC di Calatubo, e a questo punto anche inserendo Monte Bonifato nella riserva naturale orientata, faccia parte del Parco Nazionale dell'Ega del Litorale Trapanese di prossima costituzione, perché diventerebbe il parco nazionale più grande d'Europa e potrebbe essere oggetto di una serie di finanziamenti europei e quindi di uno sviluppo sostenibile. Avendo i vertici della gestione, direttore, comitato tecnico-scientifico, ecco che si può arrivare al terzo punto, la predisposizione del piano di gestione della zona A di riserva. Un'altra cosa che mi sono dimenticato è che, per esempio, il comune è proprietario pure della legna. Io vorrei sapere, una domanda che faccio, quando ci sono tutti questi interventi, anche pochi, tutta questa legna che viene tagliata, gli alberi sottobosco, dove va a finire? È proprietà del comune. Guardate, tutti gli interventi del recovery fund, post-Covid, di 500 miliardi che arriveranno dall'Europa per aiutare l'Italia, guardate che per la maggior parte, per oltre il 20%, sono tutti destinati a questioni ambientali. I parchi nazionali hanno un regime assolutamente diverso rispetto a quello delle riserve, SIC, ZPS, parchi regionali, eccetera, e costituiscono veramente una marcia in più per superare tutte le questioni burocratiche e le mancanze gestionali locali, perché passano ad un'altra amministrazione. Questo è successo nel Parco Nazionale di Pantelleria, un sistema di gestione sicuramente più efficiente e produttivo dal punto di vista ambientale rispetto a quando c'era semplicemente una riserva naturale che nessuno calcolava. La riserva naturale orientata a Bosco d'Alcamo è istituita per legge nel 1984, quindi sono 36 anni. Si compone di due zone, di una zona A chiamata riserva e di una zona B che si chiama pre-riserva. Per esempio, l'incendio dell'altro ieri ha interessato quasi tutta la pre-riserva. La legge cosa ha previsto? Ha previsto l'affidamento a suo tempo alla provincia di Trapani, ha disposto per le province, tutte le province di Sicilia, l'assunzione degli operatori di vigilanza, di un ispettore delle guardie e di un direttore per tutte e tre le riserve. Inizialmente la provincia ha assunto appunto, mi pare, una dozzina di operatori di vigilanza,
14 mi dicono, un ispettore delle guardie, cioè un comandante delle guardie, e allora c'era un direttore assunto, la dottoressa Amelia Giordano. Credo dal 2000 la dottoressa Giordano si è trasferita per motivi familiari a dirigere le riserve della provincia di Palermo. Da allora di fatto non si è avuto più un direttore delle riserve della provincia. Quindi diciamo che questa riserva insieme a quelle, le altre due della provincia, rimane senza testa, diciamo, da 15 anni. Per la zona A, la provincia, non in quanto ente gestore della riserva, ma in quanto ente territoriale, doveva fare il piano di sistemazione della zona A, che è il cuore della riserva. La migliore organizzazione, la migliore proposta, se non è condivisa, non porta nessun risultato. La semplificazione, perché non è possibile che succeda un incendio doloso o colposo e si rimbalzano le responsabilità. Ma aspettiamo per indignarci un altro pochettino il prossimo incendio, che magari sarà quello definitivo, perché, come diceva giustamente Vincenzo, è molto pericoloso, instabile l'equilibrio che c'è in montagna in questo momento. Oppure dobbiamo cercare di svegliarci subito, ma non noi, perché qua vedo che c'è il 50% di addetti ai lavori, la cittadinanza. Quindi il nostro sforzo di portare questo discorso importante che stiamo facendo qui fuori. Il popolo di Alcamo, che ama Monte Bonifacio, lo amano meno i signori del cemento, tant'è vero che se noi prendiamo una fotografia aerea e vediamo che in 10 anni in cui abbiamo avuto tante belle teste al governo, il tasso di cementificazione di Monte Bonifacio è molto più evidente. Il controllo della proprietà pubblica delle stradelle che hanno secoli. Tutte queste stradelle stanno scomparendo. Siccome si continua a cementificare, noi stiamo perdendo una delle montagne più importanti della civiltà Elima. Non c'è una gestione, c'è un fallimento, ma a mio avviso alla rabbia, all'indignazione, no? Che sono i primi sentimenti, dobbiamo contrapporre la ragione, la lucidità. Io ho una rabbia dentro di non aver fatto abbastanza per il monte della nostra città, perché è facile mettersi fuori dal cerchio e dire beh, ci sono dei problemi istituzionali, i problemi stanno altrove. No, ormai è un in uso diffuso la deresponsabilizzazione. Io parto da me, potevo fare qualcosa in più? Potevamo fare qualcosa in più? Non c'è cosa peggiore, e secondo me diseducativo in un territorio, di lasciare all'incuria un monte. Vedete, non rappresenta solo quel monte che brucia, ma rappresenta la civiltà che brucia. Noi abbiamo bisogno di lezioni di civiltà. Non bastano solo grandi uomini per fare cambiamenti, bastano semplicemente delle buone idee. Facciamo rete, noi in questa montagna dobbiamo metterci, e lo faremo assieme, testa e cuore, e questo è l'unico modo per poter cambiare le cose dal mio punto di vista. Siamo di fronte a un fallimento delle politiche di gestione ambientale della regione siciliana e di tutto quello che ne consegue. Di coinvolgere la comunità locale partendo dal fatto che questo patrimonio di Monte Bonifacio, che è un patrimonio non solo ambientale, ma è un patrimonio anche storico-culturale, come diceva giustamente Luigi, appartiene alla comunità locale. È tutto in abbandono, non solo la montagna, ovvero un territorio, ma non solo Alcamo, una regione e non solo la Sicilia. Bisogna agire con tutto quello che è il nostro sapere, le conoscenze del passato, e agire subito. Nonostante quello che è successo, io sono molto molto contento, fiero, orgoglioso come cittadino di essere stato insieme a voi tra i promotori di questa iniziativa, che voglio ribadire, al di là del fatto che io faccio parte del forum civico, è aperta, è un'iniziativa che vuole coinvolgere tutti, andare oltre. Laddove c'è il pericolo nasce ciò che salva. Più volte Vincenzo ha sottolineato che il bosco è una polveriera. Allora, questa polveriera molto pericolosa, no? Potrebbe esplodere causando un incendio devastante e una catastrofe ambientale, però
potrebbe essere anche una polveriera di opportunità, di grandi opportunità per lo sviluppo del nostro territorio, della città di Alcamo, per tutti noi, perché come è stato detto da tanti qui questa sera, il bosco è di Alcamo, quindi è di tutti gli alcamesi, e quindi tutte le iniziative che dobbiamo prendere, e alcune molto efficaci, molto concrete, semplici, lineari, sono state indicate, sono da prendere da parte dei cittadini in questa fase, perché siamo cittadini, possiamo semplicemente costituire, come è stato detto, una delegazione per andare a parlare con le istituzioni, a partire da quelle più vicine a noi, quindi il sindaco, che è il proprietario formale del territorio dove ricade la riserva del Monte Bonifato, e poi tutti gli altri soggetti che sono stati indicati alla regione, la provincia. Noi siamo semplici cittadini in questo momento e possiamo solamente esercitare una pressione sulle autorità competenti, ma è anche compito nostro cercare di divulgare le idee che qui abbiamo cominciato a coltivare per formare un'opinione pubblica quanto più vasta possibile, che possa andare anche oltre la città di Alcamo, ma che ci aiuti, diciamo, a portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati.